Giornata no, in tutti i sensi. Beh, abbiamo perso, quindi giornata che non ci gusta, però insomma non è che siamo stati inguardabili, abbiamo fatto... Il primo tempo mister però poco, eh? Sì, il primo tempo in effetti un pochino poco, perché abbiamo sbagliato qualche decisione di come muoverci in mezzo al campo, quindi non riuscivamo a fare quello che magari ci eravamo detti, poi loro comunque sono bravi e abbiamo avuto qualche difficoltà, insomma, relativa, nel senso che la partita sarebbe stata equilibrata, io ne avevo già parlato con la squadra, sarebbe stata una partita difficilissima, quindi abbiamo fatto, insomma, dai, discretamente, l'unica cosa, abbiamo rovinato la partita con il finale dove siamo dimenticati della fase difensiva, pensando che oramai bisognava giocare solo per fare gol, e nonostante, insomma, quello che si diceva e quelle che erano le nostre intenzioni, ci siamo lasciati trovare in un momento della partita che non puoi, con tanti giocatori fuori zona e con un gol preso a quel punto giustamente, perché se sbagli è giusto che prendi gol. Mister, evidentemente bisognava buttare il pallone in tribuna, no? Per accontentarsi di un pari in una gara complicata, però c'è ancora una nota da evidenziare: l'attacco continua ad essere sterile. Sì, dai, non è che abbiamo avuto problemi oggi a tirare in porta, spesso le nostre partite, insomma, si nota che facciamo fatica a produrre, soprattutto perché poi non è che i nostri giocatori si mangiano gol, allora puoi dire che sbagliano i gol, facciamo fatica, dai, questo è un dato di fatto che l'abbiamo già messo in conto, e quindi sappiamo che le nostre partite devono essere fatte con grande attenzione, prima di tutto nella fase difensiva e poi essere un pochino più precisi e avere più possesso palla nella fase offensiva, così che magari a volte, se tu non si riesce ad essere così bravo da fare gol, magari ci può stare che se lo fanno da soli gli altri, se tu li tieni sotto pressione. Invece noi questa gestione della palla no, ce l'abbiamo sempre avuta poco, quindi è un nostro difetto, però poi abbiamo anche altri pregi oggi, ripeto, non è che siamo stati inguardabili, perché la partita sarebbe stata difficile, è stata difficile, l'errore grosso è che non si può perdere quando non si può vincere. Ecco mister, ti chiedo, prima di lasciare la parola ai colleghi, per il primo posto è tutto andato visto quello che sta succedendo? Ah, non lo so, io non so neanche cosa sta succedendo. È successo. Campo basso avanti 3-1 e il pari della San Benedettese a Fossombrone. Una guerra, è successa una guerra mondiale. Assolutamente no, però ti chiedo ora quale sarà l'approccio tuo mentale, soprattutto. No, l'approccio nostro è che noi dobbiamo fare 12 partite, dobbiamo giocare per vincerle tutte. Questa è stata la prima di 12, abbiamo giocato, abbiamo fatto credo del nostro meglio, o comunque abbiamo dato quello che potevamo. E abbiamo perso e quindi domenica prossima si rigiocherà un'altra partita da dover vincere, senza accontentarsi, perché noi comunque oggi non ci siamo accontentati, seppur è giusto che non dovevamo accontentarci, perché bisognava, vista la nostra classifica, vista le nostre ambizioni, cercare il gol fino al 95esimo. Però oggi ci abbiamo aggiunto che abbiamo perso la partita non perché eravamo troppo offensivi, ma perché ci siamo rilassati troppo quando la palla ce l'avevano gli altri. Non possiamo sempre sperare che ci mettano le pezze i difensori.